Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Corana e tra poco fermeremo tre persone in maniera casuale per chiedere loro un pregio e un difetto proprio di questo paese. Andiamo a sentire. Il pregio è un piccolo paese e tutti si conoscono. Il difetto è la stessa cosa, che nessuno poi si fa gli affari suoi. Quindi il fatto che nessuno si faccia gli affari suoi è qualcosa che ti infastidisce? Sì, a volte sì. Però senti anche un senso di comunità? Molto familiarità, perché diventa più familiare. Che ti conosci tutti e tutti aiutano tutti, se è possibile. Secondo me Corana ha soltanto pregi. Uno, gli abitanti, i ragazzi, sono tutti pregi secondo me. L'unico difetto, che però non è un difetto, è il fatto che troppa gente sta scappando da questa realtà. Roba che invece secondo me dovrebbero insistere, come ho fatto io, ho preso un'attività insieme a un altro ragazzo e crediamo fortemente in questo paese, in questo posto. E come sta andando? Alla grande. Quindi hai fatto bene a crederci e a non scappare. Esattamente, dopo 10 anni fuori dal paese sono tornato credendo nelle mie origini comunque. Cioè. Quindi il pregio sono i cittadini e sono anche coloro che ti hanno dato delle soddisfazioni grazie per via del tuo lavoro. Esattamente, io sono nato e cresciuto qua e vedere ogni giorno gente che mi ha visto crescere praticamente mi dà soddisfazione immensa. Comunque vengono nel nostro locale, frequentano il locale come se fosse luogo di ritrovo ogni giorno e per noi è il top. Qualcosa di bello è la chiesa. Le piace la chiesa? Le piace proprio la struttura o le piace come è organizzata dentro la chiesa e magari... Mi piace come è dentro. Quindi anche il lavoro del parroco? Sì, anche il lavoro del parroco. Come mai apprezza così tanto il parroco? Perché era un mio amico. Era? Non c'è più? Non c'è più. Non c'è più. E l'erede sta facendo un buon lavoro? L'erede non lo so, non ne conosco più. No. Da quando non c'è più il suo amico lei in chiesa non ci va più? No, in chiesa non ci vado più. E vabbè, invece un difetto di questo paese? Un difetto di questo paese è un paese di me. No, come mai? Mi giustifichi questa cosa? Mi giustifichi, non mi ricordo. Meglio dimenticarselo il motivo. Sì, meglio dimenticarselo.